si deve rispettare di più è quello di avere molte cure, cure mediche. Per far rispettare questo diritto devono facciare cure mediche ai bambini per farli stare meglio. Ok, grazie. Anche come Salvatore, è il diritto dei bambini che per me non viene rispettato è quello di avere una famiglia. I grandi lottassero contro la mafia perché uccide un sacco di persone. Allora, Garante, quale pensa sia il problema più urgente in questo momento che riguarda l'infanzia e l'adolescenza in Italia? Io penso fondamentalmente che in questo momento viviamo un aspetto gravissimo, che è la povertà. 7 milioni di famiglie in povertà e altri 3 milioni e mezzo sull'orlo di nuove povertà, io credo che siano un fatto gravissimo per la nostra società. Diamo Antonio che ogni bambino, anche se è un po' diverso, devono avere tutti sempre gli stessi diritti. Perché per esempio ci sono delle famiglie che non danno dei diritti ai bambini che dovrebbero avere. Sono Antonio. Secondo me il diritto più importante è quello là che ogni bambino deve appartenere alla religione che preferisce, non dipende dalla razza o dalla terra, e che i genitori lo aiutino a crescere bene e ad aiutarlo. Vengono trattati peggio, poi stanno qualche bambino che viene tolto dalla famiglia, e questo non mi sembra giusto. Grazie Antonio. Mi chiamo Emanuele e per me il diritto è quello di stare al gioco, però all'aria aperta, non tutti in casa. E chiedo alle persone adulte che diano più sicurezza per i bambini, per stare all'aria aperta. Mi chiamo Cristian. Il diritto che non viene rispettato è quello che i bambini non vanno a scuola, ma vanno a lavorare. E i grandi li devono portare a scuola e li devono far fare i compiti. Non è concepibile che ci siano ancora in un paese come il nostro sprechi, sperperi, ladrocini, furti da parte di tante situazioni, e parlo degli enti inutili, oltre 200 di questi che ci assorbono milioni e milioni di euro ogni anno, parlo delle province, parlo ma anche degli stipendi e delle spese, voglio dire, istituzionali, che forse dovrebbero un attimo essere rivisitate. Mi chiamo Giuseppe e il mio diritto che non viene rispettato è che i bambini non giocano, che i genitori non fanno giocare i bambini. E io chiedo ai grandi che i bambini che fanno giocare di più i bambini e non andare a lavorare. I bambini hanno bisogno di andare a scuola e vorrei chiedere ai grandi che hanno il diritto di portare a scuola e di farli studiare. Ok. Attenzione significa pensarci. E il problema che spessissimo non è nei pensieri delle istituzioni la problematica sociale, o almeno se c'è è all'ultimo posto. Allora, io mi chiamo Domenica Roberti e perché il diritto all'eguaglianza, quando lo leggi, c'è il diritto che siamo tutti uguali di sesso, di religione, di colore, di lingua. E allora però su questi temi non viene tanto rispettato, soprattutto questa forcella. Ci sono tante persone non uguali di colore e che non vengono trattate uguali a noi. E cosa vuoi chiedere ai grandi perché questo diritto venga rispettato? Che
che facciano in modo che noi ci possiamo fidare di loro. Quale diritto non viene rispettato secondo te oggi nel nostro paese? Il diritto della parola, perché oggi i ragazzi hanno paura di esprimere i loro pensieri, perché non hanno la reazione del... Buongiorno, mi chiamo Andrea, frequento la Ristori, la seconda D, e oggi ho adottato come diritto quello di essere protetto, non solo da persone in modo che ci facciano del male, ma ho preso in considerazione il fatto che oggi è più frequente la prostituzione minorile. Le ragazze si prostituiscono e sono accettate dalle madri queste azioni che fanno, e tutti gli adulti che accettano di avere rapporti con queste minorenni e cercano di un, e non vedono che sono minorenni, cerco di dire che loro sono persone che non hanno, sono consapevoli di quello che fanno, e propongo per evitare questi problemi di avere un po' più di buon senso. Mi chiamo Nicola, ho 15 anni e frequento la scuola della Ristori. È il diritto dell'istruzione, che alcuni ragazzi abbandonano la scuola per entrare a far parte di alcuni clan del quartiere e fare violenze e rapine. E propongo di risolvere questo problema e di non far abbandonare le scuole ragazzi. Ciao, sono Francesca, ho 12 anni. Per me ogni ragazzo deve seguire la propria religione e non deve essere preso in giro dagli altri, quindi deve essere anche aiutato dai genitori e dagli altri adulti. Allora, mi chiamo Claudia, ho 12 anni e il diritto che porto è quello di non subire atti di razzismo e di bullismo, perché nel bullismo a volte i più grandi fisicamente giudicano, tenendo in giro chi è più piccolo, chi è più debole. E invece nel razzismo molte persone giudicano anche a scuola quelli di colore e quelli che praticano una religione diversa. Lo avverto continuamente avverto che è un disagio in crescita, come la microcriminalità. La microcriminalità è in aumento fortissimo dovuto a uno stato anche di crisi e di povertà. Buongiorno, mi chiamo Lorenzo. Io come diritto ho scelto il diritto di non abusare di droga, perché la droga si sta espandendo. Infatti giusto qualche giorno fa è stato trovato un luogo dove stavano facendo un sacco di droga. Fortunatamente ce ne siamo accorti, allora è andato bene. Però sta aumentando, perché è molto pericoloso. Io chiedo agli adulti di aumentare le forze dell'ordine e di ristabilire l'ordine con questa droga. Ciao, mi chiamo Iana, frequento di scuola di storia. Perché è ovvio che se si continua a tagliare lo stato sociale sempre di più, si aumenta crisi su crisi. Ma fondamentalmente è pensare che sono il nostro futuro, i nostri figli e direi il futuro dell'umanità in generale.